Abbiamo ora un intervento della nostra Alberta Campitelli, coordinatrice di Comma Lazio, che ci parlerà di Eccomi. un'iniziativa portata avanti dal coordinamento sul tema appunto della comunicazione. Allora, salve a tutti e grazie di questa bella opportunità per raccontare un po' quello che sta facendo il Coordinamento Lazio. In realtà il Coordinamento Lazio è pieno di effervescenza con tantissime iniziative e una delle iniziative che era stata promossa per quest'anno era nell'ambito del gruppo Musei e Università e in particolare ci ripromettevamo di fare un lavoro sui musei universitari. A Roma solo la Sapienza ne ha ben 23 di musei universitari, quindi insomma un patrimonio non indifferente. Ma la pandemia ha bloccato questo lavoro con i musei universitari e allora con le nostre docenti universitarie attivissime nel coordinamento, Giuliana Calcani e Caterina Volpi, ci siamo inventati un altro modo di collegarci tra università e musei. I musei sono sempre stati nel loro insegnamento, ma normalmente nell'insegnamento universitario, una parte fondamentale della didattica. La visita dei musei è sempre stata parte del percorso di insegnamento e formativo. Non potendo più andare nei musei, i ragazzi ovviamente si sono dedicati all'osservazione dei prodotti digitali. E da questo è nata un po' l'idea di fare un'indagine in parallelo all'indagine che è stata fatta a livello nazionale, a livello internazionale. Come ha detto giustamente Anna Maria, le indagini si sprecano, ne sono state fatte tante. E quello che un po' mi preoccupa, come sempre, quando si fanno tante indagini e si raccolgono i dati, è che poi questi dati rimangono lì a galleggiare in una sorta di nuvoletta e non si capisce come poi da queste indagini si possa tradurre in operatività e in realtà in concretezza. E comunque appunto i ragazzi universitari che lavorano con Giuliana Calcani e Caterina Volpi hanno dato vita a due gruppi di lavoro. Il gruppo di Giuliana Calcani con Francesca Vernile si è occupato dei piccoli musei archeologici, volutamente tralasciando i grandi musei della città di Roma, mentre quello coordinato da Caterina Volpi con Ketty Galvani, Elisa Martini, Maria Onori e Francesco Rotatori si è occupato dei musei del Lazio in generale. Dunque, sono stati presi in esame più di 200 musei laziali che sono stati quindi contattati dagli studenti oltre che per vedere che cosa facevano, anche per avere un contatto diretto. Ebbene, noi stiamo tanto parlando di come la pandemia abbia dato un'accelerata all'acquisizione e all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali. Ebbene, è venuto fuori che moltissimi degli indirizzi che questi musei avevano, non erano assolutamente esatti. Quindi, cercando sul web, non si riusciva a contattare una gran parte di questi oltre 200 musei minori del Lazio. E questo ci fa un po' pensare perché da una parte assistiamo a dei prodotti molto avanzati, molto elaborati e va benissimo, dall'altra però poi ci troviamo delle realtà che rischiamo di lasciarci indietro. E comunque questa analisi è stata un'analisi molto importante perché ha cominciato a dare dei suoi frutti. In parallelo, mentre noi stavamo lavorando a questa indagine, è partita anche quella di ICOM, ma ancora più importante è stata la coincidenza che la sovrintendenza capitolina, la sovrintendente è una nostra socia, che è stata anche vicepresidente di ICOM Italia, Maria Vittoria Merini Clavelli, aveva avviato un'analoga indagine
dei propri musei con l'intenzione di fare un convegno sull'argomento. Quindi diciamo che questa coincidenza di intenti e di volontà di capire cosa stava succedendo ha portato ad organizzare il 14 luglio un bel convegno molto partecipato nel quale hanno presentato la propria, hanno dato il proprio contributo tutti i musei, sia laziali che romani, anche in modo molto forte. E i risultati sono quelli che sono venuti fuori sono abbastanza scontati, quindi non sto a ripetere anche le cose che ha detto anche Anna Maria Marras, che ormai sappiamo tutti, come soprattutto siano stati usati i social media e i canali YouTube dedicati sono disponibili per ben pochi musei, quindi questo è stato un limite molto forte, come moltissimi musei non abbiano una pagina web, ma in genere moltissimi anche si appoggiano alla pagina web del comune o dell'ente di appartenenza e quindi rendendo l'approccio con l'utente più complicato. E una cosa che volevo sottolineare dall'indagine che è stata fatta, perché mi è sembrata molto interessante, è il grande spazio che è stato dato all'intrattenimento dei bambini, al gioco, al rapporto, al fatto di mettere a disposizione dei giochi mirati per un target di giovanissimi. Ecco, questo mi è sembrato uno sforzo che ha colmato un po' il senso di solitudine, forse, che molti bambini hanno provato nell'essere sottratti alla socialità della scuola, del fatto di socializzare a scuola. E comunque diciamo che i risultati non mi dilungo, anche perché stiamo finendo di raccogliere gli interventi e tra breve, entro l'anno, si va in stampa, quindi ci saranno gli atti di questo piccolo convegno e tutti i risultati potranno essere a disposizione di tutto con un'indagine, una sorta di focus mirato su Roma e mirato sui musei romani e laziali. All'atere di tutto questo, è proprio in questo periodo in cui stiamo raccogliendo gli atti e riflettendo un po' su questa esperienza che è stata fatta, è emersa un po' una considerazione da parte di tutti. Sento un rumore disturbante. Non capisco. Mi sentite? Allora, ciò che è emerso è che mentre nella prima fase della pandemia, diciamo da marzo a giugno, vi è È un stata microfono una. aperto, Non il mio, c'è sotto un microfono aperto, ecco perché c'è un disturbo. Margherita Sani è aperto, ecco lo vedo. Margherita, ecco l'ha chiuso. Bene. Allora, dicevo che mentre nella prima ondata della pandemia vi è stata una risposta entusiasta, una risposta veramente in cui tutti si sono buttati anche improvvisando, anche con strumenti molto rudimentali, perché molti musei non avevano già una struttura predisposta e delle professionalità dedicate alla produzione digitale. Ma nella prima fase vi è stata veramente una generosità e una buttarsi in questa nuova esperienza con un entusiasmo incredibile. Cosa che invece in questa seconda fase viene vissuta in modo più rassegnato, con meno entusiasmo, con meno voglia di innovazione, con meno voglia di mettersi in gioco. Questa seconda chiusura viene vissuta dai musei come qualcosa di molto frustrante, dopo che appunto si era lavorato tanto per riuscire a recuperare un rapporto fisico, emozionale, coinvolgente con questi spazi che per noi che lavoriamo in questo settore sono
parte della nostra vita quotidiana. Quindi è come se si fosse avuto in questa seconda ondata e in questa seconda chiusura che è arrivata veramente come una doccia fredda, una minor creatività, una minor volontà di impegnarsi e di buttarsi nel trovare altri modi di restare in contatto. Ecco, se ad esempio io penso che nella prima fase addirittura il Palazzo delle Esposizioni è arrivato a programmare una mostra da vivere e da fruire solo in digitale, che non era assolutamente pensata come un'esposizione in presenza, ma proprio concepita come un'esposizione digitale. Ecco, ad esempio adesso io perlomeno noi abbiamo questa percezione di vedere una produzione, una creatività molto molto minore. E in realtà questo sta producendo sia è un prodotto anche della frustrazione di avere visto ripiombare indietro come se fossimo tornati alla prima casella del gioco dell'oca. Ma c'è anche, e questo vorrei farmene portavoce, ci dovremmo anche confrontare di un certo stupore, un certo anche un certo scetticismo nei confronti di annunci che vengono fatti come l'ultimo fatto dal ministro sulla creazione di questo Netflix della cultura, come se il trasportare i prodotti culturali in una sfera non più reale ma digitale in un certo senso possa risolvere il problema, ma il problema non sarebbe neanche questo, perché la fortuna che hanno avuto tutti questi prodotti digitali in questo periodo è stata anche dovuta al fatto che erano tutti gratuiti. Tutto l'accesso a questi prodotti è stato tutto esclusivamente gratuito, mentre in questo progetto di Netflix della cultura non è molto chiaro se questi prodotti, anzi è abbastanza chiaro che questi prodotti digitali debbano essere poi delle merci. Possiamo chiamarlo così, no? Netflix è una piattaforma a pagamento. Allora, che cosa stiamo andando incontro? Alla sostituzione del biglietto del museo, con il biglietto, con l'accesso ad una piattaforma digitale che ci fa vedere il museo o la conferenza o la presentazione o la mostra, tutta in virtuale. Ecco, io personalmente sono un po' spaventata da questa prospettiva perché sono convinta che il prodotto digitale sia estremamente importante, ma come affiancamento, come integrazione al rapporto diretto, al rapporto in presenza, perché nulla ci potrà rendere la fisicità del nostro rapporto nello stare in un museo e anche nello stare insieme nella visione di un'opera d'arte o di un evento artistico. Quindi io concludo il mio intervento con un po' di timore che da questa esperienza bella, entusiasmante e positiva che abbiamo vissuto come modo di non perdere i contatti, di rimanere connessi, di comunque tenerci vicini ugualmente in attesa di poterlo di nuovo fare in presenza, si vada verso una realtà che in un certo senso un po' mi preoccupa. Vorrei anche lanciare adesso un po' un appello ad ICOM perché si rifletta un po' su dove stiamo andando e che cosa possa essere e come si configuri questa piattaforma di cui abbiamo solo sentito parlare, ma ne sappiamo molto poco. Grazie. Grazie a te Alberta, anche per gli spunti che ci hai offerto e proseguirei ora con gli interventi su un altro tema molto importante e delicato, soprattutto appunto in questi tempi di pandemia e di accelerazione nell'utilizzo degli strumenti digitali,
ma è poi in realtà una riflessione che portiamo avanti da diverso tempo, a tratti anche molto complessa, e quindi siamo felici di avere Sara Domenico Orlandi del gruppo di ricerca Digital Cultural Heritage nel introdurci un po' al tema ostico ma fondamentale, ma sempre con la sua consueta modalità chiara e anche ricca di spunti scientifici. Insomma, grazie Sara, dacci un po' tu qualche informazione in più anche su quelli che poi sono i progetti sia nazionali che internazionali, perché è un tema delicato su tutti i livelli, ecco. Grazie. Grazie Valeria, buongiorno a tutti. Sono un po' inibita dalla presentazione perché non so se sono all'altezza. E volevo, ecco, solo ho sentito Alberta un po' preoccupata, anche per questa piattaforma Ciri, anche il nostro gruppo di lavoro ne ha discusso, anche dal nostro punto di vista è un approccio non corretto, con un grosso investimento, tra l'altro con procedure che riteniamo poco chiare, poco trasparenti. Tutto ciò, diciamo, il web, il mondo sta andando verso una logica di open access, quindi di fruizione gratuita dei contenuti digitali dell'area culturale, musei, archivi e biblioteche. Perché, come accennava anche Michela poco fa, insomma, anche rispetto agli obiettivi di sostenibilità, i temi fondanti sono quella dell'inclusività e di un approccio a una democrazia della conoscenza, e quindi questo approccio a contenuti a pagamento va esattamente in una direzione anacronistica per quanto ci riguarda. Quindi, non so se chi non conosce un po' il nostro gruppo di lavoro, siamo Digital Cultural Heritage, noi ci occupiamo della parte di comunicazione digitale nel web per i musei, e di solito tendenzialmente affrontiamo dei temi specifici, il gruppo si riassembla con esperti e tendiamo a produrre dei strumentini pratici operativi, non come, diciamo, nonini come contenuto, ma cercando di essere un po' fruibili e anche per i non addetti ai lavori. E quello che cerchiamo di fare è sempre di rilasciare tutto in open access, ogni nostro materiale è scaricabile, un po' sempre con l'idea, come veniva già accennato dalle colleghe, da Anna, da Berta, che il lockdown ha spinto, è stato un fattore di un push factor proprio, ha spinto non solo i grandi musei che già si stavano attrezzando, ma anche i piccoli musei obbligatoriamente, per la situazione drammatica, diciamo, rafforzare la propria presenza online. Ma il problema è che da un lato certo ci si può arrabattare con strumenti gratuiti e hanno provato tutti a farlo, però diciamo che in area web ci sono anche tematiche molto rilevanti che sono legate proprio alla partecipazione, motivo che noi riteniamo abbia creato poi una disaffezione anche ai contenuti digitali che non possono essere come le lezioni frontali, semplicemente fruiti, ma devono avere un livello di interazione e di partecipazione che a nostro avviso è mancato, che invece va mantenuto. E poi ovviamente insomma i temi del copyright e diritti d'autore, su cui stiamo vedendo degli illeciti abbastanza gravi. Allora, vi faccio vedere in modo sintetico un po' questi due strumenti, uno velocemente perché alcuni lo conoscono, anche se l'abbiamo ripresentato ieri in una bellissima conferenza che era Where Museums Goes Online, realizzato da ICOM, il Committee Law e dall'Università di Genova, molto orientata all'open access. E in cui così abbiamo avuto la possibilità di ripresentarli. Quindi mi scuso se non ho il template corretto, ma non ho avuto il tempo e modo di aggiornare questa parte. Allora, diciamo così, i musei piccoli si stanno mettendo in gioco come i musei grandi, anzi nel web un piccolo museo con delle buone idee, usando gli strumenti giusti, anche gratuiti, può avere un cambiamento di scala molto rilevante, anche di presenze, di fruizione dei contenuti. Quindi io direi che questi aspetti sono quelli interessanti anche per proseguire un dialogo anche nel futuro, quando i musei saranno riaperti, quando la fisicità dell'esperienza museale potrà tornare. Abbiamo sempre quei non pubblici con cui dobbiamo fare un po' i conti, e il web può essere una grande occasione di relazione anche con chi non è abituato o chi non ha familiarità. E di solito, anzi, i musei ci stanno dimostrando anche con dei dati internazionali che chi più apre,
chi più fruisce, chi più condivide online, ne ha anche un grosso riscontro poi di presenza di biglietteria. Quindi questo è un aspetto, penso che non siano antagonisti, anzi il web è solo diciamo una via parallela che permette ai musei di lavorare su tutte le proprie funzioni, quindi dalla ricerca alla comunicazione alla conservazione, quindi ha veramente delle grandi opportunità di condivisione, ma nulla, nessuno di questi aspetti sostituisce la visita fisica, l'emozione della relazione con l'oggetto e dell'esperienza. Quindi su questo io credo così, ecco, non sono una patita del digitale per quanto men che me ne occupi quotidianamente, le due cose sono in una relazione stretta e interdipendente. Ora, quello che rimane appunto il fatto, mentre qualche anno fa ci si chiedeva ancora se il web era un'opportunità, ora direi che non ci sono più dubbi, il lockdown è stato quasi uno shock per molti musei, anche via biblioteche, e quindi forse questo è qualcosa che ci possiamo portare dietro come opportunità positiva. Però rimangono, diciamo, due grandi domande e i nostri strumenti cercano di dare una parzialissima risposta insieme a molti altri, ecco, quindi cerchiamo sempre di fare riferimento anche a quello che è già stato pubblicato anche da altri. Il tema sempre rimane come faccio poi a valutare l'efficacia della mia presenza online e come incoraggiare la partecipazione attiva nel riutilizzo delle riproduzioni digitali delle collezioni, però attenzione con un approccio legale corretto, perché questo sta diventando un tema molto ampio a livello internazionale e ieri il convegno ha dato un quadro di opportunità e di preoccupazione molto molto interessante. Noi avevamo fatto questo schema che abbiamo ripresentato anche in inglese anche ieri, l'avevamo già abbiamo ripubblicato. Lo schema è un sistema di monitoraggio, non entrerò nei dettagli di questa cosa perché insomma, qualcuno conosce, comunque non è il momento. Quello che però volevo farvi vedere un po' di questo approccio è che abbiamo selezionato questi 17 parametri. Che sono come delle domande che aiutano a fare il punto, ma a fare il punto in una visione di insieme, perché diciamo le prime tre sezioni del monitoraggio riguardano gli aspetti di quasi banali, di semplice accessibilità ai contenuti rispetto quindi agli user. Possibilità di uso dei contenuti. Il livello 4 e il livello 5, che se ricorderete nel sondaggio del 2017 ha avuto dei dati molto molto scarsi, noi sapevamo che il risultato sarebbe stato pessimo, ma ci sembrava interessante indicare questa direzione rilevante per i musei, era quello di crea della creazione di, scusate se l'ho lasciato in inglese, ho fatto un errore, di creazione di comunità, ma che è legata quindi a dei principi museologici molto forti di nuova museologia, di museo sociale, che può esprimersi anche nell'area del web, se metto in campo però una strategia d'insieme, che non è il semplice concentrarsi sul sito, non è il semplice concentrarsi sui social, perché non basta, ma è questa creazione di dialogo, la pubblicazione delle digital library e un sistema di monitoraggio di che come sono recepiti i contenuti, che cosa accade e quindi questo permette poi di avere anche un assestamento sempre. Ora, tutte queste funzioni messe insieme, noi ne abbiamo evidenziate alcune, ci parlano del museo come museo che consolida o aumenta la propria comunità di riferimento e ovviamente non serve citare Faro in questo caso o la risoluzione di Santiago, che per me è sempre un documento fondante. E poi c'è il livello 5, che è quello di cui stiamo parlando, abbiamo parlato anche nell'incontro di maggio che citava Michela, cioè il livello partecipativo. Il museo che coinvolge, il museo che permette e rilascia, quindi con un possibile riuso dei contenuti, con le licenze che lo concedono, la possibilità quindi di una co-creazione con narrazione, è l'elemento fondante per il futuro anche del web. E su questo non ci sono più dubbi, cioè le piattaforme per fare questi lavori ci sono già, operative da tantissimi anni, solo negli ultimi anni i musei stanno capendo il valore di questo rilascio. E sapete tutti, insomma, avete visto l'esperienza dei musei a livello internazionale,
quanto materiale, opere in riproduzioni fotografiche stanno concedendo, perché hanno visto che il ritorno di affezione, di biglietteria e di immagine che dà questo tipo di approccio è enorme. I musei americani lo stanno facendo in un modo sistematico, i musei europei, diciamo, in modo piano piano e in modo un pochino più lento, ma molto interessante. Quindi questo era solo per così far vedere un po' il lavoro del gruppo nell'ottica sempre di dare, come ICOM deve fare, più delle visioni, ecco, che delle soluzioni pronte e definite. Questi sono è tutto su Zenodo, tutti i nostri materiali sono in open access e scaricabili. Qua ci sono tutti i riferimenti del primo gruppo di lavoro, che citava anche Anna prima. Vi faccio, ecco, la seconda domanda, quella più invece più rilevante su cui stiamo lavorando adesso, era già, diciamo, nasceva spontanea dal lavoro precedente e adesso ci è sembrato diventasse urgente. Abbiamo quindi iniziato in modo operativo ad averlo che dal direttivo dal 4 aprile e da lì abbiamo iniziato il lavoro settimanale per definire e far capire come la partecipazione richieda un'attenzione legale molto forte. Ecco, qui vi segnalo questa database che trovate, che diciamo, fa riferimento a tutti i musei che stanno rilasciando con vari formati, perché in realtà c'è una grande libertà anche nel rilascio, la possibilità di scegliere anche le modalità e addirittura di scegliere, questo lo segnaliamo, riproduzione per riproduzione, che tipo di licenze o diciamo pubblico dominio posso apporre ad ogni singola immagine, quindi c'è un'interessantissima casistica. Se siete interessati, questa database viene diciamo continuamente aggiornato e anche l'area italiana sta, devo dire, evolvendo, quindi c'è un pian piano un cambio di mentalità che sta molto interessante. Quello che stiamo cercando di fare con questo lavoro è abbiamo, diciamo, individuato 150 domande, abbiamo lavorato con i colleghi nazionali ed internazionali alla selezione delle domande. Questi sono i membri del nostro gruppo di lavoro. Abbiamo tre avvocati, quindi Deborah Angelis, Pier Francesco Fasano, Cristina Manasse. E invece diciamo tre più legati all'area dell'applicazione, quindi sono io, Anna Maria Maras e Mirko Modolo, e con un fortissimo network e collaborazione con altri colleghi. Questo poi ci ha permesso, diciamo, di essere invitati ieri a presentare la prima preview in inglese del lavoro. Quello che stiamo facendo però non è con il gruppo di lavoro solo, diciamo, le FAQ, ma parallelamente un lavoro di advocacy. Adesso io non so se voi, no, non vedete l'altro, ok? Nel senso che grazie anche al supporto del direttivo e di Adele, della Presidente, abbiamo avuto l'opportunità di fare due audizioni, una alla Commissione appunto del Senato e una presso una Commissione Cultura della Camera, in due momenti recenti di quest'anno, e vi segnalo, ecco, il testo dell'audizione che è stato presentato, perché è stato appunto redatto a più mani, qui lo intravedete, è un documento che è sul sito di Comitalia, magari l'avete già visto, secondo me molto ben fatto, ecco, non perché i colleghi sono molto bravi, quindi insomma devo dire che è molto molto chiaro, ha degli aspetti, insomma, fa capire nello specifico che cosa in questa legge di delegazione europea sul diritto d'autore e diritti connessi, in questo percorso di trasposizione, quali sono i rischi rispetto a un'armonizzazione sulle leggi italiane vigenti, in particolare il codice dei beni culturali, in modo molto molto chiaro e molto netto. E sono molto felice che come associazione abbiamo preso così una posizione molto chiara sulle opportunità che questo tipo di approccio può dare anche ai musei, soprattutto per quanto riguarda il lavoro sulle opere in pubblico dominio. Quindi, così, solo per segnalarvi un po' il lavoro, abbiamo sottoscritto un appello di Creative Commons appunto per l'articolo 14, anche quello trovate i dettagli nel testo dell'audizione. Ecco, quindi questo è un pochino il lavoro di insieme che stiamo cercando di fare, e parallelo, anche approfittando della disponibilità e dell'intelligenza dei nostri membri volontari del gruppo di lavoro. Ieri abbiamo fatto questa prima presentazione del primo draft. È stato un convegno molto interessante. Se vi capita, veramente ha dato un quadro europeo, in particolare di grande, grande livello, di grande problematicità, anche perché i problemi sono tanti.
Noi abbiamo fatto queste FAQ, adesso c'è questa prima versione inglese, dobbiamo fare un secondo ciclo di revisione con i partner esteri, diciamo di lingua inglese, che ci stanno dando un aiuto incredibile, cioè la prima revisione, quella diciamo, italiana, hanno dato un contributo eccezionale, un dibattito, una discussione bellissime, e questa invece, diciamo, vi faccio, è sempre appunto condivisibile. Insomma, scaricabile su Zenodo. Vi faccio vedere più o meno molto sinteticamente di cosa ci stiamo, diciamo, occupando. I temi sono, le 150 domande hanno richiesto una selezione molto molto lunga. C'è tutta una prima parte sulle definizioni, molto interessante. Quindi esiste sempre un autore, quali sono le caratteristiche dei diritti morali e diritti patrimoniali, a chi appartiene il diritto d'autore quando l'opera è realizzata in occasione di un rapporto di lavoro. Esistono casi di eccezione, di limitazione al diritto d'autore. Quindi è pensato sia per i non addetti ai lavori, perché i musei oggi, soprattutto i piccoli musei, non hanno risorse per la parte di aggiornamento e formazione, quindi ci sembra molto importante andare anche a rispondere alle aree di definizione. Abbiamo poi lavorato a selezionare una serie molto ampia di tipologie di contenuto che poi verranno pubblicate sul web, ma che a monte hanno una serie di questioni. Quindi esiste un livello minimo di creatività richiesta per la tutela. Il format di una mostra è tutelabile a chi appartiene, a chi appartengono i contenuti realizzati da dipendenti, dai freelance e cosa ne è dei contenuti descrittivi del percorso di visita? Quindi insomma molto molto operative. Abbiamo un'area molto ampia sugli strumenti web, abbiamo cercato anche in questo caso, avendo le competenze interne, di avere uno sguardo molto ampio che fa sui podcast, ma anche sulle app, sulla messaggistica istantanea, perché soprattutto in quei settori noi vediamo che si stanno prendendo delle posizioni molto rischiose. E poi c'è tutta una parte sulle licenze e riuso, quindi quali sono le principali, il fatto appunto che mentre il pubblico dominio è apposto all'opera di cui sono decaduti i termini, le licenze d'uso le posso apporre a tutti quei materiali che sono ancora con limitazione di copyright. Quindi anche qui delle cose di chiarezza molto, molto semplici, ma anche molto interessanti, poi gli illeciti, eccetera, eccetera. Ecco, questa parte sarà quella che andremo poi presentando. Ecco, stiamo lavorando a una condivisione con la comunità molto, molto ampia, che sta portando dei frutti anche intellettuali di grande interesse anche per noi, un confronto così molto molto stimolante. Il 4 marzo quindi abbiamo stabilito di fare un piccolo convegno, cioè, insomma cercheremo di avere un livello molto alto. Il 4 marzo faremo la prima parte, dopodiché inizieremo a raccogliere domande da parte dei musei e faremo un incontro l'11 marzo, quindi la settimana dopo, solo dedicato alle risposte a delle domande specifiche. Ovviamente non riguarderanno i casi singoli, ma chiederemo di fare delle domande che abbiano uno sguardo piuttosto aperto e chiederemo a vari colleghi di partecipare anche del nostro network più ampio, in modo da riuscire a rispondere così alle problematicità che emergono. Ecco, vi ringrazio, spero anch'io di non aver sforato eccessivamente nella mia presentazione. Grazie Sara per la tua competenza e passione. E, insomma, non penso di aver profuso degli elogi senza una base, quindi grazie ancora per il tuo lavoro come appunto professionista, ma anche nel coordinamento, insomma, degli altri membri del gruppo che sicuramente avranno portato un grande apporto. E quindi grazie a tutti e a tutte a nome di Comitalia. Grazie a voi. E,